Ciao, benvenute in un nuovo video. Oggi vi parlo finalmente dei nuovi rossetti liquidi di Pupa. Dico finalmente perché io sono riuscita a trovarli solo oggi nelle mie profumerie, appunto vicino a casa, ma capita spesso, specialmente con i prodotti di Pupa, perché non so come mai, ma arrivano sempre più tardi rispetto alle altre zone d'Italia, non so il motivo, e quindi io li ho trovati solo oggi praticamente. Però prima di iniziare appunto a farvi vedere gli swatch e l'haul di quello che io ho preso, vi volevo ringraziare perché sotto il video degli swatch della collezione limitata di Kiko mi avete lasciato tantissimi commenti incoraggiandomi comunque di continuare quella tipologia di video che non ero sicura di fare. Di continuare a fare appunto, però in tantissimi appunto mi avete incoraggiato, mi avete detto che a voi piace, che vi è utile e questo a me fa davvero tantissimo piacere perché sinceramente non mi aspettavo tanto coinvolgimento da parte vostra, perché comunque sotto i miei video non ricevo tantissimi commenti e quindi davvero non mi aspettavo tutti quei commenti e invece boh, siete state davvero dolcissime e mi fa piacere appunto che anche a voi piace quella tipologia di video. E quindi sì, iniziamo subito prima di andare troppo sul sentimentale perché non mi sembra il caso. Comunque vi volevo solo dire grazie, ecco. E niente, passiamo a questi rossetti liquidi, che appunto contengono 4 ml di prodotto e hanno una scadenza di 24 mesi dall'apertura. Il costo è di 14 euro, ma ad esempio io l'ho trovato d'acqua e sapone e li ho pagati 10,90 euro, quindi dipende un po' da voi da dove li acquistate. E allora, sono disponibili in 12 colorazioni. Come sapete, la Pupa, tutti i rossetti che fa li divide per categorie. Infatti, anche qui abbiamo la categoria dei rosa nude beige con tre colori: il 011, 012 e 013. Poi abbiamo la categoria degli arancioni corallo e abbiamo il numero 031, 032 e 033. Poi abbiamo la categoria dei rosso borgogna e abbiamo il numero 050, 051 e 052. E infine abbiamo la categoria dei rosa fucsia e abbiamo il numero 071, 072 e 073. Io appunto ho preso due colorazioni, il 051 che fa parte della categoria rosso borgogna e la 073 che invece fa parte della categoria rosa fucsia. E appunto questo è il packaging, come sempre argentato, specchiato, come tutti i rossetti Pupa, con le scritte nere. E l'unica differenza è che c'è questo blò a forma di bocca, perché è trasparente e si vede sotto il colore del rossetto in questione. Non so se si capisce la differenza dalla videocamera. Comunque si vede e sotto appunto c'è l'etichetta con il numero e la scadenza e i mesi di scadenza. L'applicatore, vi faccio vedere questo qua, è un po' strano, è fatto così, sì, si vede, è tagliato obliquo così. E secondo me è molto comodo perché raggiunge anche i lati della bocca. Comunque dopo vi faccio una piccola applicazione e vediamo insieme come si comportano sulle labbra. Per questo non ho rossetto. Quindi vediamo insieme appunto l'applicazione adesso. Non so se mettere la 051 o la 073 perché comunque stamattina ho fatto un trucco abbastanza intenso e oggi è pomeriggio non appunto, come vi ho detto all'inizio video, non sapevo che erano arrivati in profumeria e quindi ho fatto un trucco abbastanza intenso e ho preso due colorazioni abbastanza intense. Però, boh, vediamo, proviamo la 073, che è quella più sul rosa fucsia, che è quella più liquida, cioè che appena l'ho applicata sulla mano mi è sembrata più liquida, quindi vediamo come si comporta sulla bocca.
Ok, questo è il rossetto 073 applicato anche sulle labbra. Come vedete, col trucco che indosso oggi è un po' troppo, nel senso che lo preferirei con un trucco occhi più leggero, perché comunque è un colore abbastanza intenso, però comunque mi piace. L'effetto mi piace davvero tantissimo perché è super opaco e a me mi piace tantissimo. Poi, la stesura è stata semplice, comunque sono riuscita ad andare solo con questo pennellino a far tutte le labbra, senza magari bisogno di un pennellino più piccolo. Se magari esci leggermente dai contorni, bisogna andare subito a pulire e non aspettare perché non si fissa, però diciamo che comunque se aspetti dopo andarlo a togliere risulta più difficile. Rispetto appunto che pulirlo subito, la sensazione per il momento non sento la secchezza, cioè non sento che secca le labbra, anzi piacevole, cioè io per me è piacevole, ecco, però bisogna vedere durante con l'andare delle ore. E a proposito di questo, vi volevo fare un piccolo test anche di durata appunto in questo video, nel senso che adesso io l'ho applicata, poi filmerò più avanti, magari quando passano 3 ore o così, per vedere com'è il risultato, cioè come resta. E per questo non vi farò vedere la 051 applicata anche sulle labbra e quindi appunto vi farò vedere la durata di questa tinta, di questo colore. Prima di chiudere questo video, appunto, vi volevo far vedere una piccola delle piccole comparazioni con altri rossetti MAC e anche uno di Pupa, ad esempio questi qua, che praticamente sembrano identici, sono questo qua è Lime 411, quello delle nuove colorazioni, questo qua, mentre questo qua è appunto il nuovo rossetto liquido, ma come vedete praticamente sono identici. Poi abbiamo questo qua che è l'All Fired Up di MAC e l'ho messo a confronto perché mi sembrava molto simile a uno di questi due, ma in realtà non ci somigliano molto. Non so se nella videocamera si veda, ma non si somigliano tantissimo. Mentre questo qua è sempre l'Impassioned di MAC. E l'ho messo a confronto con questo qua e devo dire che ci somiglia un pochettino. Non so se nella videocamera si veda, ma un pochettino ci assomiglia. E poi appunto abbiamo l'Ottaiti, che l'ho messo a confronto con il numero 052 di questi rossetti. Cambia sicuramente il finish. L'Ottaiti è più chiaro, però come base, diciamo, questo componente marroncino, rosato, rosso, le hanno entrambi, però appunto non sono dupe. Questi sono i confronti appunto che vi volevo far vedere. Non sono dupe al 100%, però specialmente l'Impassioned assomiglia molto a uno di questi nuovi colori di Pupa. Noi appunto ci vediamo dopo per vedere come si comporta questo rossetto liquido. Ok ragazze, sono tornata a casa. Sono distrutta perché da quando vi ho registrato l'intro di questo video ho camminato tutto il giorno e ora sono le 10 di sera e sono stanchissima. Comunque, come si è comportato questo rossetto? Allora, come avete visto, vi ho fatto vedere una clip video dopo 6 ore in cui indossavo questo rossetto, appunto, e è praticamente intatto. Il colore si vedeva ancora perfettamente, non ha sbavato, non è andato nelle righette verticali, non praticamente è stato fermo dov'era. E avete visto anche una clip che vi ho fatto dopo aver mangiato una pizza. Il contorno delle labbra c'era, ma non era ancora definito come appena applicato, infatti era leggermente sfumato, non molto esagerato, nel senso non è che ha sbavato tanto, però non era definito come all'inizio, mentre appunto il distacco tra interno e esterno labbra c'era, ma cioè non si vedeva proprio il chiaro e lo scuro del rossetto, ma comunque è andato via abbastanza in modo omogeneo. Certo, non
era in condizioni da uscire, cioè da andare avanti senza ritoccarlo, a mio parere, però non era anche un distacco disastroso, ecco. E ora invece è passata un'altra oretta da quando appunto ho mangiato e ora in effetti il distacco si vede di più perché praticamente qua non c'è più il rossetto mentre all'esterno c'è ancora. Invece, per quanto riguarda la secchezza di questi rossetti, devo dire che dopo le 6 ore non sentivo le labbra tirare, ma non le sentivo neanche confortevoli come all'inizio, però non mi davano fastidio, mentre ora non le sento proprio tirare che non ce la faccio più. Però sono un po' secche e sento che hanno bisogno di un po' di idratante, ma ripeto, non è nulla che non è sopportabile, ecco, cioè almeno a mio parere, secondo me si può sopportare benissimo. E niente, io penso di avervi de detto tutto, spero di avervi detto tutto. In caso contrario, se avete domande o mi volete chiedere qualcosa, scrivetelo nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Appunto, ditemi nei commenti se voi avete provato questi rossetti, perché a mio parere, come durata per questa colorazione, è davvero buona. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!